Salve a tutti e benvenuti nel quindicesimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K a 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo iniziato ad affrontare la vetta di Bauro, come vedete, abbiamo fatto il 52%, quasi la metà precisa. Abbiamo incontrato Toc qui, abbiamo incontrato Lupo qui dentro, che non si vede ma era qui, e abbiamo fatto un bel po' di roba. Ora abbiamo ovviamente incontrato anche Baur, ci abbiamo parlato, ma lui è ancora assopito, è ancora in letargo finché appunto non riusciamo a riportare la primavera su questa vetta. Ora noi però abbiamo preso una nuova abilità, l'esplosione di luce, guardate che figata, boom! Con cui possiamo scongelare facilmente tutto quello che ci capita a tiro. Qui dentro abbiamo dell'esperienza nascostissima. E abbiamo anche trovato la capanna di Thulei, l'NPC che tratta i semi e le piante. Entriamo qui dentro. Ci diceva che forse lui aveva provato a portare via tutte le sue piante, ma forse qualcosa era rimasta dentro. Ora noi attiviamo quella candela, magari meglio. Grazie. Così che la leva si apra e infatti abbiamo un seme misterioso. Ha un bagliore fioco. Forse qualcuno sa di che seme si tratta, ovviamente Thulei lo saprà. Usciamo. E se non sbaglio qui tra l'altro si può fare un po' di roba interessante per salire. Esatto, da questa parte c'è qualcosa di interessante, però non mi ricordo di preciso come salire effettivamente perché è un po' difficile salire da lì. Forse mi serve il triplo salto. O forse mi serve un'altra abilità che prenderemo dopo. Ora, questo ghiaccio che prima ci impediva di passare, possiamo scongelarlo così, con la esplosione di luce. Qui ovviamente c'è una cosa segreta. Abbiamo ormai raggiunto abbastanza soldi per comprare il triplo salto. E qui ci viene proprio fatto il tutorial di quello che vi ho fatto vedere nello scorso episodio, alla fine dello scorso episodio. Questo. Possiamo sfruttare l'esplosione di luce caricata come proiettile per salire sulle varie piattaforme. Aia. E ora contro di lui possiamo tra l'altro anche usare un'esplosione di luce per distruggere lo scudo, infuocarlo e fargli parecchio danno. Esattamente. Mi servirebbe un po' di energia però, forse di qua ce n'era uno. Sì, c'era un cristallo di energia lì. Lo prendo immediatamente. Esatto. Ora noi dobbiamo tornare qui. Qui sotto. Grazie del passaggio, pianta. Salve Toc, dici qualcosa tu? Ho viaggiato fin qui per vedere l'albero chiamato Bocciolo della Primavera, ma dubito che qualcosa sia sopravvissuto su quella cima gelata. Non è facile visitare le meraviglie del passato se tutto è sepolto sotto cumuli di neve, fango o cenere. E credo che le mie piume si stiano congelando. Sarà possibile? Bah! Non fare caso a me. Voglio solo godermi il panorama, anche se mi congelo le piume della coda. Va bene. Congelati pure le piume della coda, allora. Qui c'era un posto in cui non potevamo andare. Aia, non mi ricordavo più che facesse quella cosa. Lo scoiattolo rosso. Ecco, bravo, mangiatelo. Qui possiamo ora proseguire in questo modo. Ah, però lì non possiamo andare, niente da fare, perché questa non si può sciogliere, vedete? È neve fresca. Dobbiamo fare un'altra cosa che non possiamo ancora fare per poter passare lì. Perché viene trattata dal gioco come se fosse sabbia. Mentre qui invece possiamo scongelare il ghiaccio e guadagnarci finalmente il checkpoint e il pozzo dello spirito della vetta di Baur. Bene, qui però non possiamo ancora andare, quindi dobbiamo scendere. Guardate che bella quella sorta di statua congelata lì. Noi allora proseguiamo scendendo, perché ora possiamo fare tutto ciò che vogliamo, come prendere danno in questo modo. Qui dentro c'era Lupo, quindi non ci vado di nuovo. Non c'è ovviamente nient'altro. Ecco qua. Aia, che botta!
Fa malissimo quella loro arma. Ecco fatto, infatti qui possiamo accendere quella candela e far salire il vento che qui sotto, se vi ricordate, era dove avevamo fatto la... Dov'è? Qui, no, tecnicamente è qui, ok, e dove avevamo fatto la gara. Questa è un'altra zona. Però possiamo salire. Qui possiamo rompere e prendere dell'altra esperienza. Ecco, volendo noi ora potremmo fare così, guardate. No dai, arriviamo fino alla fine della vetta e torniamo poi al lab per prendere il terzo. Non si è sciolto? L'ho colpito male? Ah, questo non si scioglie allora, ok. Ho sprecato tutta la mia energia, benissimo. E però troviamo un Moki un po' infreddolito, che si sta scaldando ad un braciere. Noi possiamo tra l'altro anche spegnere il braciere, però parliamoli. Cos'è questo odore? Ma non è quella zuppa piccante di molluschi di palude? Molto specifico il Moki. Oh, grazie, grazie, sono salvo, che zuppa! E proseguiamo anche la missione delle consegne. Hai trovato un nuovo oggetto missione, perfetto per fornire ombra. E noi tecnicamente abbiamo già incontrato il Moki che ha bisogno di un cappello, Glielo porteremo sicuramente. Per fortuna qui abbiamo dell'altra energia, un po' la uso per curarmi e un po' la userò per andare in alto. Ecco qua. Così. Come vi ho detto, il parkour qui inizia ad essere tosto, eh. Volevo solo andare avanti, Mostro Chat, non mi spiace per te, ma sei capitato in mezzo al fuoco. Là possiamo accendere la lampada, la candela, ed attivare quindi anche lo shortcut verso il pozzo dello spirito. Lo sentite che stiamo per arrivare verso la fine della vetta di Bauri? Siamo al 60%. No. Così. Tra l'altro, aver preso questa esplosione di luce ci permetterà di risolvere degli enigmi di parkour in modo molto più semplice rispetto a quello che avremmo fatto prima. Ok, qui dobbiamo fare così, attenzione, eh. Pronti a scappare poi? Sciogliamo quel ghiaccio e via! Qui non possiamo ancora passare, ma lì dentro ci sarebbe un altro segretino. E qui bisogna salire. Quell'esperienza lì, magari la lascio lì un attimo. Ecco fatto. Ed ora posso scendere da qua e morire male. Che palle però, ero arrivato alla fine. Riprendiamo questa energia, curiamoci e rifacciamolo. Come vedete il parkour lì, cioè, devi essere quasi perfetto. Cioè, inizia ad essere davvero un parkour serio questo. Però come vedete, se si diventa un pochettino bravi, non è così difficile. Ecco fatto. Qui abbiamo dei mostriciattoli acquatici che non abbiamo ancora visto. E una pianta che ci ha one-shottati. Davvero? Può one-shottare quella pianta? Prima non ci one-shottava. Non so, l'avete visto anche negli scorsi episodi? Beh, niente, si rifà di nuovo. E niente, si fa così. D'altronde Ori ha deciso che la pianta ti one shotta, quindi si va avanti così. Perché tanto ormai siamo diventati dei abilissimi a fare questa cosa. Oh no 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 no, via. Basta farmi one shottare qui. Avete rotto le palle, mostri di merda. Andiamo lì ad attivare lo shortcut prima di tutto.
Ok. Shortcut. E ha salvato il gioco, perfetto. Qui c'è un passaggio segreto. Con un cristallo, un frammento volevo dire. Frattura. Dividi esplosione di luce in tre. Anche questo è ottimo, con alcune build basate sull'esplosione di luce. Guarda sta pianta infame che ti aspetta proprio lì apposta. E tra l'altro, qui dobbiamo fare una cosa del genere. Appunto. Un po' difficile, però ci proviamo, dai. Cioè, è quello che bisogna fare per proseguire, quindi. Non è che ci proviamo, ci dobbiamo riuscire. Solo che questa pianta qua è proprio stronza perché ti one shotta se ti metti qui sotto, ti one shotta. Questa è proprio una parte stronza del gioco. Infatti perché poi se non la carichi non puoi aggrapparti. Devi caricarla, tirarla, però se ti sposta perdi la carica e poi vieni mangiato. Questa è proprio una parte infame. E se la potevano risparmiare tranquillamente. Anche perché poi, tra l'altro, qui hai questo mostro di merda. Sta pianta del cazzo. Oh, via, fuori dalle palle, muori. Scusate, divento sboccato quando il gioco si fa stronzo in questo modo. Lì su posso andare a prendere quell'altro frammento di energia. Cristallo di energia. E qui abbiamo. Facciamo così, rimettiamoci il martellone, che gli distrugge subito lo scudo. Abbiamo una sfida di combattimento, praticamente qua. Dobbiamo battere tutti i nemici che arrivano da noi. Aia, mostro di merda. Ma si gode. Una di quelle api è stata uccisa dal. Meglio andare a curarsi, va. Anche se temo che mi one shotti questo se mi colpisce. Vabbè, tra due fuochi però no, è meglio spostarsi di qua. Bravo, carica il colpo con la tua arma e io ti distruggo. Boom! Come vedete il martello è ottimo per il combattimento. Ed ora si può proseguire. Qui era dove. Avevamo fatto la gara negli episodi precedenti, come vedete. Con la gara qui, l'arrivo qui che abbiamo fatto, come contrassegnato anche dalla spunta. Ed ora si può andare in cima. Andiamo, andiamo. Attento magari a non perdersi i segretini qui in giro. Perché potrebbero comunque esserci, eh. Potrebbero averli messi anche in mezzo a questo parkour infernale. Tipo, non so se qui. No, ok, qui prendo danno. Proseguiamo. E siamo in cima. Io qui mi curo. E qua bisognerà iniziare a fare dell'altro parkour interessante. Aia. Ho provato a saltare di sopra, ma non ce l'ho fatta. Via, mostriciattolo. Qui bisogna usare di nuovo l'esplosione di luce. Ecco, quando si inizieranno ad avere tante abilità, bisognerà ovviamente cambiarle all'occorrenza. Non basteranno più tre pulsanti. Qui bisogna unire la esplosione di luce a questo proiettile. Ok, ho pensato di morire lì, per un attimo. E qui si continua a salire. Vedete come stiamo andando in alto? Andiamo sempre più in alto nella vetta di Baur. Stiamo ormai arrivando in cima, eh. Esattamente, siamo in cima.
Nuovo Faco Fatuo, i tuoi valori massimi di energia e vita sono aumentati. E abbiamo così scoperto il passato di Stridula, dalla sua nascita alla sua caduta. E abbiamo scoperto il perché odi così tanto i gufi, come la nostra piccola Q. Parliamo ancora con Baur. Ho sognato Stridula, la creatura con le ali di pietra mentre dormivo. L'inverno del declino è stato lungo e freddo, ma la memoria del calore mi ha permesso di continuare. Può una creatura che non ha mai conosciuto la luce sfuggire davvero all'oscurità? Forse. Temo invece che proverà a trascinarci nell'oscurità con lei. Interessante, eh? Cioè, ci sarà redenzione per Stridula oppure no? Secondo voi? Provate a scriverlo nei commenti se non sapete ancora come finirà il gioco. Ok, non sogna nessun altro. Anche se tecnicamente, se avessimo fatto questa area come ultima, ci avrebbe parlato anche degli altri personaggi che avremmo incontrato nelle altre zone. Detto ciò, però, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!